Ciao amici, sono Andrea e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come ho detto al titolo, andrò a mostrarvi i miei migliori acquisti di questo mese. E non solo, perché non sono da solo, gioco di parole, perché voi non lo vedete, ma qua sono in chiamata con mio fratello. Ciao a tutti. Questo perché? Perché lui doveva mostrarmi alcuni suoi pezzi, alcune scarpe che gli sono arrivate. E dunque ho pensato, uniamo il tutto, così voi vedete più prodotti. E a lui farò anche indovinare i prezzi dei vestiti e anche cosa ne pensa sui miei acquisti. Dunque iniziamo col video e partiamo col primo acquisto. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, commentate, condividete e mettete mi piace. Partiamo col primo acquisto, che sono le scarpe del giveaway, che sono le Supreme per Nike Plus. Il vincitore è già stato annunciato ed è Frank Dox, mi sembra. Vi lascio comunque qua il nome del canale, è stato annunciato nei commenti e nella scheda community, come avevo detto. Iscrivetevi al canale perché a breve ci sarà un nuovo giveaway, quindi preparatevi. Primo acquisto, Nike Supreme, colorazione particolare. Tu cosa ne pensi? A me non piacciono tanto. È figa la cosa della scritta Supreme che hai spiegato, ho visto l'altro video, non l'avrei mai notato. Però non mi fanno impazzire, non le metterei. Come ha detto già lui, c'è la scritta Supreme fatta dalle onde. Questa è una cosa che in pochi hanno notato. Però appunto c'è la scritta Supreme su tutta la scarpa. Questo è un dettaglio davvero bello a parer mio. Scarpa appunto con colori particolari. Si può abbinare tranquillamente al Supreme North Face che è uscito ora, di questo color verde acido appunto. C'è anche la colorazione nera e rossa. Però questa per il mio sono molto più belle. E a novembre usciranno anche tutte bianche, sempre per Supreme, che sono molto molto clean, tutte bianche, con sempre la scritta Supreme. Questo è il primo acquisto. Prezzo di questo secondo te, a resell? Secondo me, allora, non ho idea di quanto sia il retail, però non credo che sia retail 190. Allora, resell 200. Sì, più o meno sia lì, 200-250. Prossimo pezzo sono questi pantaloni di D-Squared. Un modello molto particolare, come noterete, perché è un pantalone doppio, cioè un pantalone dentro a un pantalone. Questo modello si chiama Shanghai Twins, appunto gemelli, perché sono due pantaloni, uno dentro l'altro. D-Squared non è un brand che indosso molto, anzi per niente. Però questo pantalone, a parer mio, oltre al fatto geniale del doppio pantalone, ha un taglio molto bello, che va largo, poi si stringe, poi si riallarga, e quindi fa un effetto molto bello sulla scarpa. Vi lascio qua una foto on fit, e dunque l'ho preso per quello. E tra l'altro poi, quando mi è arrivato, ho messo la storia e un mio amico mi ha mandato la foto della storia di Travis, che aveva messo tipo mezzo mese prima, dove li indossava. Quindi un pezzo che ha attirato l'attenzione anche di Travis Scott. Di questo cosa ne pensi? Allora, secondo me è molto particolare, difficilissimo da indossare, cioè ad esempio io non potrei mai indossarlo, e cioè devi avere stile, e credo costino 700. Costano 790 circa. Vabbè, D-Squared costa così, quindi sì, migliore. Diciamo. Però per il mio D-Squared è il brand col colore di pantalone migliore. Più figo, che è incredibile, più figo. È incredibile. Il blu D-Squared sì, non lo vedi su altri pantaloni, è incredibile. È belli, belli, belli. Passiamo ora al prossimo pezzo, che mostrerai te. Ok, aspetta. Partiamo col più figo o partiamo in sordina? Medio. Medio. Sì, il più bello alla fine. No, medio. Vabbè, dai, ti faccio vedere delle scarpe che ho preso per giocare. Particolari, non sono hype, però sono limitate. Io e mio fratello abbiamo gusti completamente opposti, quindi belle però queste. Queste sono belle. Queste sono delle Kobe 5 Five Rings per la vincita del quintanello di Kobe Bryant. E niente, mi è arrivato un accesso esclusivo Nike per acquistarle. Le ho acquistate con calma, nemmeno ho dovuto fare raffle né niente. Veramente figa. Qual è il tuo giocatore di basket preferito? LeBron James. E quindi tifi? Tifi dove va LeBron? O dove... No, tifo... Beh, ma io tendenzialmente ho questa cosa brutta, cioè io tifo tanto lo sport. Quindi guardo le partite, ma le guardo per vedere lo sport. Poi ci sono dei giocatori che mi piacciono più di altri. LeBron, perché lo seguo da quando è iniziato. Però non ho una squadra del cuore che tifo. Cioè, ad esempio, adoro anche Kobe Bryant. Queste scarpe le ho prese per quello. Prezzi di queste? 179, ma su StockX 230-240. Io e mio fratello abbiamo gusti completamente diversi. Cioè, completamente no. Però... Beh, dopo ti è uno stile proprio diverso. Ti faccio vedere, cioè, quando ti faccio vedere quelle che ho preso in giro. Prossimo pezzo, abbiamo questo cappellino di Gucci, che secondo me è un capolavoro. È completamente in velluto e raso, e al tatto è morbidissimo. Davvero un velluto inspiegabile, cioè se non si tocca non si capisce. Voi vedrete anche dei close up in sovraimpressione, però toccandolo è proprio incredibile. E ha tutto questo drago ricamato su tutto il cappello. Drago che continua, quindi su ogni pannello prosegue. Ad esempio qua abbiamo la zampa che continua sull'altro pannello. Dunque vuol dire che ogni pannello ha avuto il suo ricamo e poi è stato cucito. Coda che continua sulla visiera, visiera curva. Tra l'altro il filo del ricamo non è un filo classico, ma è lucido, quindi qualità aggiunta. E il prezzo di questo, infatti, era molto molto alto, ma secondo me
giustificato, perché un pezzo così è clamoroso, non si vede in giro ed è davvero studiato bene, molto molto bello. Prezzo secondo te? Secondo me non lo indovini. È difficile. Molto molto alto, quindi ah beh, a parte sì, vabbè. 640. 100 euro in più. Bello. 100 euro in più era. 730 tipo, 740. Però è fighissimo, cioè è veramente fighissimo. Il suo pezzo? Vai te. Vabbè, sono scelte più belle, dai. Io quelle che sto facendo vedere le ho vinte su sneakers. Vinco il raffle. Sono le Jordan 4 per l'Unione. Tra l'altro scatola incredibile. Non hai ancora indossate queste? No. E le indosserai? Non lo so, sai che faccio sempre un po' fatica io. Però sono veramente fighissime. Cioè, sono un 14, sono enormi. Però sono clamorose, mi piacciono un sacco. Già lo sai, ho vinto anche le Jordan 3 Fragment. Quelle lì potrei indossarle perché non hanno un grandissimo resatel e sono ancora più belle di queste, comunque. Sì, forse, cioè per come sono io sono più belle queste, le Union. Per me è più semplice, meglio sì. le Jordan 3. Però non mi sono ancora arrivate, sono ancora fatte vedere. Perché non le indosseresti? Perché preferisci i soldi? Sì. Beh, quando si parla di 600-700 euro preferisco venderle, perché non sono così innamorato di un paio di scarpe del genere cioè non le pagherei mai 700 euro se dovessi comprarle, ma anche il fatto di averle comprate a 250 e poterle vendere a 700 mi porta a venderle, come ho fatto con le Jordan 1 di Travis Scott, che alla fine le ho vendute. Non sono così appassionato, poi non ho nemmeno degli outfit così interessanti da abbinare a queste scarpe. Prossimo pezzo è questa giacca che mi è arrivata adesso, poco fa, di 99% Is, ed è una giacca completamente in velluto con questa trama animalier stile pitone, stile corazza di un rettile. Su dietro abbiamo questa patch in pelle con scritto Live My Life e 1%, che fa parte del motto di 99% Is, il brand giapponese, cioè I'm 99% from 1%. Vestibilità particolare perché comunque è molto corta. Retail di questa? Io vado completamente a caso perché non conosco il brand e non ne ho idea, quindi dico 280. Quello che l'ho pagata io in sconto, se no costava 700-800. Non ho trovato il retail esatto, ma è un brand che comunque costa parecchio. È di buona qualità, però un po' esagerato secondo me di prezzi. Però è molto bella, molto bella. Tu cosa ne pensi? No, non mi piace né la texture né la stampa sul vetro. Non la metterei, non è nel mio stile. E questa l'ho presa da abbinare a questi pantaloni di Saint Laurent in velluto, con questa stampa appunto tutta zebrata su tutto il pantalone. A parer mio eccezionali, un taglio clamoroso. Saint Laurent sui pantaloni fa dei tagli, ma in generale anche su giacche, maglie eccetera, fa dei tagli molto molto belli, precisi, che cascano perfettamente. Cosa ne pensi te? Siamo al punto di prima, non li indosserei. Prezzo secondo te? 630. No, sbagliato, il doppio. Era $1200, quindi $1200 saranno 900 euro. Vabbè, il doppio non è. Sì, 980 infatti, euro. Non è il doppio, quasi 1000. Cosa ne pensi? Prezzo giusto, sbagliato? No, prezzo. Vabbè, il Saint Laurent è un brand abbastanza caruccio, diciamo. Ultimo mio pezzo del video di oggi, e poi avremo anche il suo ultimo pezzo. Questi pantaloni di Balenciaga checkered, con una vestibilità molto baggy, molto larga. Come noterete sono parecchio grandi, anche di taglia sono una taglia in più. Però essendo comunque baggy, alla fine non si nota tanto la differenza di taglia, perché comunque sono grandi, quindi quando li indosso sono grandi, e anche se fosse la taglia giusta sarebbero comunque grandi. Prezzo secondo te? Beh, visto che sono di Balenciaga, ti dico, tutti i quadretti sono verniciati. 900. Bravo, 840. Io l'ho pagato un po' meno. Su Luisa Veroma stanno a 700 tipo. Prezzo comunque alto, a parer mio. Ok che sono verniciati i quadrettini, però è davvero alto. Però anche i pantaloni base stanno a 600 euro, quindi non giustificato. Però non capisco il prezzo così alto per dei pantaloni così. Sì. Sono particolari, non li metterei ovviamente, però vabbè, lì c'hanno il loro stile. E tu cosa ne pensi del blu e nero insieme? Sì, non è un grosso abbinamento. Non ti piace, cioè? Non mi fa impazzire come abbinamento il blu e il nero. Soprattutto se sono entrambi. Se il blu è su entrambi, se il blu è scuro. Blu se è il blu scuro. È più acceso. No, se. Sì, scusa. Se fosse la tua felpa, okay, che non è blu, ma ce la vedo già di più con un paio di pantaloni neri. Blu scuro col nero non mi fa impazzire.
Secondo me è bello, negli abiti soprattutto. Vediamo ora il suo ultimo acquisto. Vabbè, no, ti faccio vedere un altro acquisto che è più importante. Ah, l'iPhone. L'iPhone quadrato è una bomba, secondo me spacca. Sono un grande amante delle blazer e ho preso queste qua. Belle. Cioè, a me non piacciono, però sono belle, sono carine. Non sono male, sono particolari. Non le ho ancora messe perché non c'è niente con cui stiamo bene. Come? Però... Come non c'è niente con cui stiamo bene? Un po' particolari. Beh, il pantalone nero. Ma io metto tanto le tute durante l'anno perché vado ad allenarmi e metto una tuta e quindi faccio un po' fatica a mettere queste cose. Ci vedere l'ultimo. Vai. Le nuove Vapormax. Incredibili. Le scarpe più comode di questo mondo. Cioè, me lo sai, Vapormax. Poi non devi allacciarle, cioè le metti, c'è un laccetto dietro che tiri, fanno click e si sono allacciate. Prezzo? Pazzesco. Prezzo 229, credo, 224, lo pagate 150 euro. Noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, commentate, condividete, attivate la campanella. Mi vedete su Instagram @andrerati. Io vi ringrazio e noi ci vediamo in un prossimo video.